Nella loro continua lotta per la sopravvivenza, Ito Ogami e suo figlio si trovano ora a dover combattere contro gli uomini della famiglia Kurokawa, agli ordini del governo dello Shogun. La serie di agguati che li vede i protagonisti ha luogo intorno al passo di Kurikara, che si trova al confine tra Echu e Kaga. Ito e suo figlio non hanno toccato né cibo né acqua per tutto il giorno. Una continua serie di attacchi, gli uomini della famiglia Kurokawa cercano di fiaccare la resistenza dei nostri eroi. Togami, sei un uomo veramente grande. Tu e tuo figlio state morendo dalla sete, eppure ti sei accorto che quell'acqua è avvelenata. Daigo. Andiamo! Fermi! Ormai è inutile inseguirli. Oltre il passo Kurikara c'è il feudo di Toyama.
E lì Togami e suo figlio andranno incontro a morte sicura. Ti dispiace se ne beviamo un po'? Mi perdoni. Potrebbe darci qualcosa da mangiare? Sì. Grazie, signora. Prego. Tenga. Molte grazie. Ma lo vede, non fa altro che giocare alla guerra tutto il giorno. Mio marito, quando ha tempo, gli fa fare di continuo degli esercizi. A dire il vero, io preferirei che gli insegnasse a coltivare la terra. Ma a lui piace tanto. Vede, mio marito oggi è andato a Kanazawa. Non sarà di ritorno prima di domani. Bravo, hai finito. Ne vuoi ancora, piccolino? Dove l'ha preso? Ah, quello l'ha trovato mio figlio al tempio. Dice che era appeso ad un albero. L'albero era questo. Una foresta. I simboli di un toro e di un cavallo sono per i giapponesi l'emblema del guardiano dell'inferno. E un foglio con la loro immagine è il segno di riconoscimento per coloro che vogliono assumere i togami per un assassinio. I ciottoli messi in modo da indicare il simbolo di una foresta dicono a Ito dove potrà incontrare colui che lo sta cercando. Sono queste le precauzioni che il nostro eroe adotta per preservare l'anonimato di chi lo chiama. Potrebbe dirmi se c'è una foresta qui intorno? No, non c'è nessuna foresta qui intorno, tranne quella piccola di Fukaya. Grazie. Eccolo lì! È lui! Prendetelo presto! Non lasciatelo sfuggire! Chiamate gli altri! Presto, presto! Presto, presto! Non penserete sul serio di riuscire a prendermi, vero? Fermatelo, fermatelo, presto! Thank you.
Eccoli finalmente. E quanto mi serviva? Ti sei cascato. Adesso fammi vedere che cosa sei in grado di fare. Beh, hai degli ottimi riflessi. Adesso vediamo se riuscirai a cavartela ancora. Scansati o morirai anche tu. Ora liberati se ci riesci, altrimenti morirai. Allora siamo d'accordo. Accetto l'incarico. Grazie. Ecco, sono 500 ryo. Dimmi cosa devo fare. Bene. Allora, io mi chiamo Kanoji e sono un ladro. E questi soldi sono perché tu vendichi i miei genitori. Non desidero altro. Eravamo molto poveri, ma vivevamo felici. All'epoca io avevo circa 12 anni. Ma non dimenticherò mai quell'orribile vista. Quando faceva tanto caldo d'estate, noi mangiavamo fuori. Sulla collina. Erano momenti sereni di una vita molto dura. E quelle ore erano importanti per me, perché eravamo felici. Ma un brutto giorno degli uomini distrussero questa nostra oasi di tranquillità. Era un pomeriggio di metà estate e noi stavamo quasi per finire il nostro pranzo, quando il destino cambiò tutta la mia vita. Nessuno di noi sospettava niente. Fui io a vederli per primo. Il duca Maeda a volte passava di lì nel corso del suo giro di ispezione al feudo. Accanto al palanchino marciavano quattro dei più abili e famosi samurai dell'impero, le sue guardie del corpo. Era una visione infernale a vedersi. Mettevano paura soltanto a guardarli. Erano Aone, il più vecchio, e suo figlio, insieme ai terribili fratelli Myōakai. E nessuno teneva loro testa.
Avremmo potuto fuggire, ma non facemmo in tempo. I quattro samurai ci scambiarono per spie dei ribelli. Fu così che riuscii a salvarmi. In seguito venni a sapere che anche le guardie riconobbero la nostra innocenza. Ma intanto i miei genitori erano morti. E hai mai saputo chi fossero quei ribelli? Appartenevano alla famiglia Koga, lontani parenti del Duca Maeda. E fu così che mio padre e mia madre rimasero uccisi. Li assassinarono senza un motivo. E poi ammisero lo sbaglio. Fu allora che decisi di vendicarne la morte. Il Duca Maeda ritornerà su quel passo proprio alla fine di questo mese. Nel corso della sua ispezione l'ho saputo da una delle guardie. Sono sicuro che Aone e suo figlio saranno ancora con lui insieme ai fratelli Myōakai. E quello è il luogo adatto per compiere la mia vendetta. Sono anni che aspetto quest'ora. Se ho ben capito, tu vuoi che li uccida tutti, non è vero? Sì. Hanno massacrato i miei genitori su quel passo. E adesso moriranno lì. Ti prego, tu devi aiutarmi. Sono pronto a qualsiasi cosa. Dimmi qual è il tuo gioco, Kenoshi, e non mentire. Che cosa? Tu potrai ingannare chiunque, ma non me. Non sei solo un ladro. Molto probabilmente sei anche una spia. Si capisce dalla tua abilità con le armi e con le parole. Fermati! Cosa vuoi fare? Ti ho detto che accettavo l'incarico. Ricordi? Aspetta! Perché vuoi provarci anche sapendo ormai chi sono? Nel periodo in cui si svolgeva la nostra vicenda, venivano chiamati Erba gli agenti segreti della famiglia Kurokawa. Da un Erba ci si aspettava che vivesse una vita normale, quale quella di tutti gli altri abitanti della provincia. Solo in caso di necessità, questi agenti avrebbero dovuto uscire allo scoperto. Il loro alto incarico veniva trasmesso da padre in figlio, generazione dopo generazione. Vedi? Guarda che radici potenti. Ecco perché devi scavare molto. Sì. Come tu sai, questo campo ci è stato lasciato dai nostri avi. E quindi sta a noi curarlo bene. Nella mia famiglia siamo sempre stati contadini. E così sarà anche per te e i tuoi figli. Sì. Ehi, guarda! Takichi! Ehi! Papà, come stai? Bene, bene. Bentornato, Kanoji. Takichi, stavi aiutando la mamma, vero? Sì, è stato veramente di grande aiuto. E oggi è un giorno importante per lui. Ma certo, no. Oggi è il suo compleanno. Vuoi fare un giretto? Eh? Yone, sali anche tu? No, sarai stanco, penso. Ma dai, non ti preoccupare. Oh. Su, vieni. Piano. Pronti? Su, tenetevi forte. Andiamo. Bravissimo! Ascolta, non credi che sia tempo di insegnargli il lavoro dei campi? No, è ancora piccolo. Oh, io non direi, caro. Compie 5 anni oggi ed è l'età giusta per cominciare. Ho idee diverse io sul suo futuro. Sai, a volte proprio non ti capisco. Perché tutti quegli esercizi? Non vorrai mica farne un guerriero? Non preoccuparti, penserò io a lui. Tu lascia fare a me.
Va bene, come vuoi tu, Kanoji. Hop! Ciao, nonno! Takichi, sono venuto a farti gli auguri. Che bel ragazzo, eh? Sentite, ci sarà una festa per il compleanno di Takichi, vero? Sì, padre, siete stati gentili a venire. E ora c'è una sorpresa. Kanoji ha portato molte cose buone da Kanazawa. Era proprio quello che mi aspettavo. Tuo marito è davvero un bravo uomo, Yone. Grazie. Devi essere fiera di lui e dargli tutto il tuo rispetto. O sbaglio, forse? Ehi, mi stai prendendo in giro. Ah, perché non entriamo ora? Staremo meglio dentro. Abbiamo preparato dei dolci. Ah, anche prego, i dolci. Ah, che bello. Siete molto gentili. Coraggio, vai. Prego, altro sake? Kanoji, cosa c'è? Andiamo, è solo una civetta. Forse è qui per festeggiare con noi. Dove vai? Perché esci? Ritorno subito. Vado a fare un giretto. Torna qui, ti prego. Non puoi abbandonare la festa così. Ma devo controllare una trappola. Voglio vedere se ho preso qualcosa. Chi saranno quegli uomini? Dall'aspetto sembrano samurai. Io voglio seguirli. D'accordo, vengo con te. Com'è andata? L'ha accettato? Itogami ha dato la sua parola. Vuoi dire che ha accettato di uccidere quegli uomini? Sì, l'ha detto. E può farcela da solo? Sono i 4 migliori samurai di Toyama. Penso che gli sarà molto difficile. Io penso che ne sia cosciente, sai? Comunque hai fatto un buon lavoro, Kanoji. E inoltre non hai neanche dovuto usare i soldi del governo. Se devo dirti la verità, tu mi hai favorevolmente sorpreso. Sei un'erba più efficace di quanto credessi. No, non direi. Mm? Ha scoperto tutto. Cosa? Itto ha scoperto che sono un agente segreto, ma ha accettato ugualmente. Ma perché? Nessuno può essere tanto idiota da fare una cosa simile. Però ha accettato l'incarico, mio signore. E io sono sicuro che Itto Ogami è un uomo di parola. Veramente molto sicuro di sé, allora. Perché non ne approfittiamo? Che ne dice? È d'accordo? Tu vorresti andare avanti lo stesso? Sì. Va bene. Nessuna modifica. La ringrazio. Di che cosa, Kanoji? Ma perché... Perché finalmente ho potuto rendermi utile. Stai mentendo, Kanoji. Tu cerchi la vendetta. La vendetta per i tuoi genitori. E vorresti che Itto uccidesse quegli uomini, vero? Kanoji! Sì. Ora ascolta. Il nostro bersaglio principale è soltanto Itto Ogami. Qualsiasi altra cosa passa in secondo piano. Ricorda bene. È Itto Ogami che deve morire. E questo deve avvenire a qualsiasi costo. Qui non c'è spazio per le vendette personali, ma solo per il proprio dovere. È Itto il nostro bersaglio. E il nostro piano prevede che siano i 4 samurai ad ucciderlo. Tutto il resto che ti lega a quegli uomini è solo e soltanto una tua questione privata. Hai capito, Kanoji? Oh! Oh! Madre! Madre! Oh! Ah! Fermatevi! Non può ucciderla. Kanoji. Penserò io a lei. Non dirà niente.
La scongiuro, la risparmi. E farò di mio figlio una buona erba. Ma la prego, le risparmi la vita. Uccida me! Cannoggi! Takichi, perché stai piangendo, Takichi? Perché piangi? Il nonno è stato ucciso. Ti prego, fuggiamo. Potremmo andare da mia sorella. Non essere stupida. È inutile. Non riusciremo mai a sfuggirgli. No. Non vorrei restare qui, spero. E invece sì. E continueremo a vivere come prima. Hai capito o no? È l'unico modo per evitare di essere uccisi. E Takichi seguirà la tua stessa strada. Il figlio di un'erba diventerà anche lui un'erba. Io non voglio. Takichi è anche mio figlio. E non ti permetterò di farlo diventare come te. Ti prego, fuggiamo da qui. Ti prego. Kanoji! No! Allora, il funerale è finito? Avanti, tirati su, Kanoji. Non scordarti di essere un'erba e di avere una missione da compiere. Perché dici questo? Io non me lo merito. Non ho mai dimenticato i miei doveri. D'accordo. Allora ti assegnerò un altro compito. Vada ai quattro samurai e avvertili che Ito Ogami intende attaccarli. Cosa? Noi dobbiamo essere certi che riescano ad ucciderlo. E vuoi sapere perché ho scelto te? Perché questa è l'occasione per metterti alla prova. Voglio vedere se terrai duro o se darai libero corso al tuo rancore. Ora vai! Signore, che ne facciamo di sua moglie? Io non credo che riuscirà a tenerla buona. Neanche io. E a questo punto non ci resta che una sola cosa da fare. Parla. Sei stato tu a portare quel messaggio? Chi è che ha intenzione di attaccarci? Pensi di potercelo dire? Sì. Io so che si tratta di un samurai, signori. Un samurai? E chi sarebbe? Mi pare che si chiami Ito Ogami. Eh?
La sua fama è giunta fino a noi. È un valoroso guerriero. E chi lo ha pagato? Un uomo vestito da monaco, signore. Ma purtroppo non so dirle altro. Quindi non l'hai visto in faccia? No, però ho un'altra informazione da darvi. Vi attaccherà al passo. Mi pare che questo basti. Tieni, è per te. Signore. Il duca sta arrivando, con tutto il suo seguito. Hai detto loro che Itto intende attaccarli? Li hai avvertiti? Sì. Procedono protetti da un gran numero di fucilieri. Non dovrebbero esserci problemi. Dei fucilieri. Itto non potrà assolutamente cavarsela questa volta. Signore, che cos'è? È una trappola. Tagliando quella fune ci sarà una frana e moriranno tutti. Ma non è possibile. In questo modo ucciderà anche il duca e la sua scorta. L'importante è uccidere i togami. Questi sono gli ordini dei nostri superiori. Quindi mi aspetto che tu faccia ancora il tuo dovere. Signore, stanno arrivando. Eccoci al passo. State attenti. Certo. Ehi, Toga. Difendete il duca! Sì, signore! Presto! Fucilieri, avanti! Puntate! Perché non li hai avvertiti di quell'arma? Dovevi dirglielo. Ascoltate, io sono Itto Ogami e non desidero fare del male al duca. Sono qui soltanto per combattere contro i quattro samurai della sua scorta. Va bene. Attomi. Thank you.
Signore, non possiamo aspettare oltre. È il momento adatto. Che facciamo? Va bene. Procedi. Sì. Maledetto, non avresti dovuto farlo. Sei uno sporco traditore. Il Toga mi ha mantenuto la parola. Non posso farlo morire così. Mi dispiace, ma Ito ha realizzato il mio sogno. Maledetto traditore, dov'è il tuo onore di uomo al servizio dei nostri superiori? Così, un'erba profondamente radicata nella terra del passo di Curicara ha finito di vivere sperando che suo figlio riesca a crescere in pace, come lui non aveva mai avuto occasione di fare. Per Ito Ogami e Daigoro invece non c'è ancora pace. Nuove avventure continuano ad aspettare i nostri eroi su una via che sembra non finire mai. Unica loro compagna, la morte che viaggia sul filo della spada di Ito e la giustizia che li accompagna nel loro cammino.